Questo vuole essere un luogo di incontro tra lettori e scrittori, senza schermi divisori, un incontro reale dove ricominciare a guardarsi negli occhi. Leggere e scrivere ha un effetto terapeutico, e cosa sono le librerie se non cliniche per l'anima? Sono Felicia e Luce Verde è la mia rubrica. Un onore ospitare per Luce Verde, rubrica di incontri con gli autori, Cristiano Ranelletta, autore e scrittore del libro Il cielo sopra il Pigneto, edito da Scatole Parlanti. Ben trovato, Cristiano. Ciao, Allora, buongiorno. io partirei proprio dal titolo, che rimanda un po' a un film degli anni Ottanta molto noto, che è Il cielo sopra Berlino. È una casualità o c'era qualcosa che ti era piaciuta e rimasta impressa? Ma allora direi inizialmente un qualcosa simile alla casualità, nel senso che io spesso, ancora prima di pensare anche a un'idea del libro, scrivevo Il cielo sopra il Pigneto oppure Il cielo sopra la Palmiro Togliatti, cioè nel senso, era quindi un richiamo naturalmente al celebre film. Poi in realtà andando avanti e scrivendo, e quindi il titolo l'avevo pensato a prescindere da connessioni logiche con il film. In realtà poi mi sono accorto di una serie di similitudini, sostanzialmente anche sopra la testa di Federico, il protagonista, ci sono degli angeli, poi si scoprirà in qualche modo, diciamo, leggendolo. E quindi sì, in effetti poi c'è anche una connessione logica, oltre a quella appunto del divertimento e Del casualità. gioco di parole, diciamo. Esatto. Dunque, spesso nei libri si scrive e sono il frutto anche della nostra esperienza, no? Nel protagonista Federico, quanto c'è di te? Allora, diciamo, una mia amica dice che scrive, dice scrivere è sempre una autobiografia dell'ombra, no? E io penso che ci sia tantissimo. Ci sono dei dati oggettivi che io ho riportato che fanno parte, diciamo, totalmente della mia vita. A Federico io avevo una macchina come quella che aveva Federico, quindi cioè, vive esattamente di fronte dove vivo, diciamo, di fronte dove c'è il murale di Nicola Verlato, quindi esattamente dove vivo, quindi ci sono una serie di dati oggettivi. Poi ecco, lì subentra una serie di elementi che appunto diventa il romanzo, è la percezione, diciamo, in quel momento, l'idea di Cristiano come Federico, che oggi sarebbe già per esempio un Federico completamente diverso, insomma. E quindi è lì la narrativa. C'è una frase che mi ha colpito del tuo libro che dice che l'amore è una buca in cui si cade involontariamente. Spesso ultimamente si parla di amore tossico, amore malato. Credi che Federico un po' era caduto in questa trappola? Beh, sì, diciamo, io mi rifaccio un po' pensai a quella frase e della quale rimango ancora fortemente convinto, e rifacendomi anche un po' a, se vuoi, quello che dice anche Milan Kundera, no? Diciamo, di fronte a un sentimento si è spiazzati. Tu puoi pentirti per una parola, per un gesto, per un impianto, però di fronte a un sentimento tu non hai armi e quindi rimani lì così nudo. E poi c'è l'altro filone di Philip Roth, dove sostanzialmente tu non puoi fare nulla, puoi pensare a delle strategie, però di fronte a una passione rimani appunto È quasi imbambolato. inevitabile, E diciamo, quindi ecco, ineluttabile. esatto, una buca effettivamente nella quale poi appunto si può dissentire da questa cosa, ma io rimango fortemente Di convinto, nel questa senso idea. che poi alla fine tante volte ci si sforza, no? Si pensa di aver trovato una persona giusta e quindi mi devo innamorare, no, perché questa è la persona giusta, però non Non funziona sempre si sposano purtroppo, o sentimento e per fortuna, ragione. C'è qualcosa esatto. che ti piacerebbe restasse o che trasmettesse questo libro ai lettori? Questa è Una una domanda facile. bellissima domanda. Ma diciamo c'è una parte molto dura e cruda e che poi alla fine sostanzialmente nessuno esce immune da questa vita, anche dal dolore, dal rimpianto. E Certo. anche qua, se vuoi, mi rifaccio un po' a un libro che ho amato molto, che è La pastorale americana di Roth, no? Dove c'era questo svedese, questo protagonista che sembrava un eroe, era un eroe. Poi alla fine è quello che ne è uscito più demolito di tutti. Quindi diciamo, insomma, io poi faccio fatica, no, a lasciare dei messaggi, probabilmente poi ogni lettore, Ognuno no, troverà riuscirà la sua a chiave. trovare, perché poi secondo me è il libro. Una mia amica mi disse, è il libro che sceglie te, no? Quando, È vero, anche dalla dipende anche dallo copertina a stato volte, sì, d'animo dal e suo diciamo da animo. come ti trovi, e quindi direi questo qui.
Oltre, diciamo, alle curiosità sul libro, molto spesso approfittiamo, diciamo, della presenza di uno scrittore perché si hanno curiosità proprio nello specifico della persona, no? Quindi ti chiedo, quando scrivi, hai un tuo rito, un luogo, un posto dove puoi rifugiarti lontano dalle distrazioni? Allora, io vivo, e questo è un po' un leitmotiv della mia vita, tutto con full immersion, diciamo, quindi se sto scrivendo ho in testa solo quello, essenzialmente, e infatti poi ci sono interi periodi dove non scrivo assolutamente nulla, neanche la lista della spesa. E quando ci sono quei periodi, allora tutto diventa, diciamo, qualsiasi luogo e qualsiasi strumento. Io ricordo che mi mandavo da solo, perché poi non conoscevo le applicazioni più fighe, però mi mandavo degli SMS quando mi veniva in mente una frase. L'amore è una buca nella quale cadi involontariamente, è una frase che mi inviai da solo via SMS perché ebbi questa illuminazione. Quindi mi è capitato di scrivere sul terrazzo di casa, in giro, mentre camminavo, in macchina. E, diciamo, ecco questo. Quindi, casualmente. Sì. Ma in questo caso specifico, avevi già in mente, diciamo, la linea quando hai scritto la storia di questo libro, o le idee ti sono poi venute man mano, strada facendo? Allora, alcune dei tratti li avevo molto presenti. E inizialmente avevo pensato alla storia d'amore pura, senza la contaminazione del territorio. E poi a un certo punto mi venivano fuori questi luoghi e diciamo il filone del luogo e quindi del Pigneto, di Tor Pignattara, è venuto quasi in modo spontaneo. E poi altre, penso alla parte finale, diciamo veramente scrivendo. Quindi si tratta però di temi che avevo in mente da almeno 20 anni, il tema della memoria, il tema neuroscientifico, e un po' meno quello dei luoghi. Quello dei luoghi, io ho vissuto questi luoghi in parte subendoli, nel senso, io non ho, quando ero ragazzino, non ho mai amato né Tor Pignattara né il Pignano, anzi volevo fuggire, insomma, da qui. E invece con gli anni poi ho sentito questo senso di appartenenza forte e questo richiamo. E puoi raccontarci qual è stata forse una delle più grandi o la maggiore soddisfazione che ti ha dato l'uscita del libro? Il cortocircuito empatico con le lettrici e lettori, dico prima lettrici perché mi sono accorto che il 95%... Ah, la storia d'amore un po'... Probabilmente forse per il tipo di libro, sì. Ma io credo in generale ci siano più lettrici che lettori, sì, almeno sì, insomma sì. Dal dato sì. che è emerso, ecco, diciamo, questo aspetto qua di vivere delle emozioni insieme. Spesso mi è capitato che mi si diceva sembra la storia della mia vita, però traslata, no? Nel senso, sostituendo il maschile col femminile, i luoghi. E ecco, questo è stato molto bello. L'altro è che io andai, quando avevo scritto 10 pagine, andai da Feltrinelli Appia e dissi al direttore: qual è la probabilità che io possa stare a scappare qua? E lui, giustamente, prendendomi quasi per matto, mi disse: ma più o meno 0%, perché considerando il numero di libri che escono, certo, eccetera, considerando più scrittori poi... che lettori, si dice. Esattamente. E poi, diciamo, ci siamo conosciuti quando è uscito il libro, allora ha fatto il quinto o sesto ordine del libro, insomma, lì è andato benissimo e quindi siamo diventati, insomma, non dico amici. Parlaci di questa copertina, dove si trova questo luogo? Allora, questo è un mural che esiste per davvero. E diciamo, a me piace molto, peraltro credo che sia il muro in termini di altezza il più alto sicuramente a Roma, ma probabilmente in Italia, perché è oltre 30 metri, e si chiama Coffee Break, sono due artisti polacchi. La cosa interessante per me era che, diciamo, il luogo è qua vicino, a 5 minuti, però è esattamente quello che per me, insomma, è il confine, lasciatemi dire, fra la Tor Pignattara pura e il Pigneto. E quindi, siccome io faccio un po' una fusione fra questi due luoghi, poi alcuni, insomma, ci sono tutte diatribe, ma non voglio entrare in questo ginepraio, e quindi ecco, mi interessava per diversi motivi, insomma. Bene. Con questa abbiamo concluso la nostra chiacchierata con Cristiano, che ringrazio per la disponibilità e il suo tempo, e alla prossima.